Era un grande amico, era come un fratello. Lui ci chiamava anche le sue sorelline tedesche. Sì. Ecco, quale tratto del carattere e dell'estro apprezzavate di più? La sua generosità. Lui era un uomo enormemente generoso e divertente, anche sarcastico nel suo humor, e tutto questo ci piaceva moltissimo perché ridevamo veramente tantissimo insieme. E le vacanze più belle che abbiamo passate tutti gli ultimi anni erano a Positano da lui. Lui era non solo un grande regista, un scenografo fantastico, perché ogni volta anche alla Metropolitan New York, quando si apriva il sipario, c'era sempre l'applauso per la scenografia. Io lo ricordo così come l'ho conosciuto. Mi ricordo che stavo al Metropolitan e facevo l'Otello, una produzione che fece lui, e quando arrivai a New York, in albergo, mi telefonò un signore che diceva: salve, io sono Zeffirelli. Dico: io sono Pippo Baudo. Ecco, e lui si mise a ridere, in realtà io non aspettavo che mi chiamasse proprio lui, e così mi ha assistita in quella produzione lì, anche se il regista poi, una volta che ha fatto la produzione, non è obbligato a starci, quindi me lo ricorderò sempre. E poi il meraviglioso film dell'Otello, io non avevo mai affrontato la cinepresa e era molto ironico, divertente. Adesso devi dimagrire, devi fare così, devi fare colà, o bimba, altrimenti dalle stelle vai alle stalle. Quindi era fatto così. Io l'ho amato moltissimo per la sua ironia. Ha sempre preso la vita così, in questo modo. E voglio ricordarlo così.